Sono Laurenzia Labate, abito a Fasano, sono stata alcuni anni fuori e ora sono ritornata a Fasano da tanti anni. La solitudine mi ha pesato molto, sono stata veramente male e ora forse un poco meglio perché si sta aprendo un po' di spiraglio, ma ho passato dei giorni veramente malissimo perché non poter vedere i bambini, i miei figli, gli amici, è una cosa bruttissima, più brutta non poteva essere. Le conseguenze delle misure restrittive hanno riguardato il confinamento a casa, provocando un senso di solitudine nella maggior parte della popolazione. Di solitudine si può parlare in diversi modi, è un vissuto personale, soggettivo. Frequentavo poi tutte le novene, le processioni e da quando c'è stato il Covid non sono andata neppure più a messa. Ciao, sono Melissa, ho quasi 11 anni, vivo a Pezzo di Greco e frequento la quinta. Adesso sto meglio perché c'è stato un anno bruttissimo dove non potevo andare a scuola, non potevo vedermi con i miei amici e dovevo stare tutto il tempo a casa. Mi è mancato tanto non vedere più i miei amici e giocare e non vedere i miei nonni. La solitudine può essere definita anche come una guerra interiore perché fondamentalmente mette a confronto con se stessi, insieme alle cose che non si possono tollerare di se stessi e che nella solitudine si possono vedere, c'è la possibilità anche di trovare delle risorse importanti che possono favorire la capacità di fronteggiare ciò che sembra impossibile da fronteggiare. Qualche volta mi sono sentita sola. Durante le festività, durante la Pasqua, il giorno del mio compleanno, perché non potevo invitare tutti i miei amici, solo potevo vedermi con alcune persone. Per me la solitudine è stare da solo e nessuno sta vicino a te. Ciao, mi chiamo Simone, ho 17 anni e frequento l'ITET Salvemini di Fasano, il corso grafica e comunicazione. Nella vita studio e pratico lo sport di pallamano. Nonostante questo periodo difficile, cerco di stare bene. Ho vissuto principalmente la solitudine, specialmente stando da solo, magari nella mia camera, mi sono sentito più volte solo. Così possiamo dire che c'è un'attribuzione soggettiva al vissuto della solitudine che fa la differenza fra le persone. Quindi questo vissuto può essere percepito in termini di isolamento intollerabile, portando appunto alla disperazione, alla sfiducia, oppure può essere vissuto come un momento per se stessi. Durante l'isolamento principalmente ho ascoltato musica, ho giocato alla play o ho studiato, perché grazie alla musica riesco a estraniarmi da tutto e a scacciare via anche i brutti pensieri. Ognuno di noi, se secondo me, durante la quarantena ha pensato alla solitudine. La solitudine la descriverei proprio come l'ho vissuta onestamente, cioè stare da soli, abbandonati a se stessi. Era proprio come me l'aspettavo. Mi sono mancati di più stare in compagnia e la palla a mano soprattutto. Grandissimo!
Bellissima parata di CP, grandissima. Sono una persona che gli piace stare molto in giro, avere il contatto fisico con le persone, diciamo. Da questa esperienza penso di essere maturato, perché oltre ad aver capito cos'è veramente la solitudine, ho imparato anche a vivere da solo, senza l'aiuto di nessuno. Prima di tutto spero che non ricapiti un'altra volta, ma se dovesse succedere penso che l'affronterei come ho fatto questa volta, cambiando poco. Per fortuna adesso ho ripreso a vivere la mia vita quasi normalmente, perché la normalità è ancora una cosa lontana, secondo me. Thank you.